Sono Francesca, sono arrivata in questo posto, cioè a Livanillic, nel 1996 direi. Sono Alessandro Sorrentino, uno degli insegnanti della Scuola Popolare di Musica di Vanillic. Insegno principalmente chitarra, mandolino. Sono l'attuale presidente dell'associazione. Ero già a Bologna da qualche anno, conoscevo già l'Ivanilic da qualche anno, l'avevo frequentata come allieva in un corso collettivo di voce tenuto da Germana Giannini. Il progetto fondamentale della Scuola Popolare di Musica Ivanilic è quello dell'educazione musicale, non in senso classico, quindi ci differenziamo sicuramente in modo profondo dalle istituzioni musicali di quel conservatorio, ma è anche un progetto che mira alla crescita, come recita l'articolo 2 dello statuto dell'associazione, alla crescita culturale dei propri soci. E questo non avviene soltanto attraverso lo studio della musica o la pratica musicale, ma soprattutto con il fatto di essere un luogo di incontro e di scambio, anzi io lo metterei proprio come primo obiettivo. La scuola popolare, lo dice in qualche modo già il nome stesso, si inserisce in una tradizione delle scuole popolari prima e delle scuole popolari di musica che nascono più o meno negli anni 70, la capostipite di questa è il Testaccio di Roma e che hanno un'impostazione in cui l'elemento della cogestione, dell'autogestione è fondamentale. È fondamentale il rapporto col territorio e la capacità di essere nella città, nella scuola, ma anche nella città, in quello che succede in città. Noi pensiamo di avere un intervento politico nella società, soprattutto nel nostro atteggiamento che è quello di accogliere. Non accettiamo tanto il fatto di essere un posto dove si lavora per l'inclusione di chi è stato escluso dalla società. Pensiamo proprio che si debba non escludere. Adesso è un posto in cui convivono in modo armonico persone di 70 anni con ragazzini di 12 e suonano insieme. È un posto aperto a qualunque tipo di, diciamo, di versabilità, partendo dal presupposto che tutti siamo diversabili e che quindi che le diverse abilità sono quello che ci fa stare in piedi e che ci fa essere belli come siamo, insomma. Anno di attività è 1992-1993. Nasce da un collettivo di musicisti facente capo soprattutto al laboratorio di musica e immagine ed erano quasi tutti studenti del DAMS. Tant'è che la prima sede dell'Ivanilic è in via Guerrazzi 20, l'allora sede del DAMS. Il collettivo di musica e immagine, che era un collettivo di musicisti che si è occupato soprattutto di sonorizzazioni di film muti. Furono sonorizzati per esempio i film di Jean Vigo, si è trovato in un momento storico italiano e bolognese in particolare, con il movimento della Pantera, ad avere forse quello che è stato l'ultimo movimento universitario di un certo peso a livello nazionale. Bologna, col fatto che era l'unica sede del DAMS in Italia allora, ha avuto la fortuna di accentrare quei giovani che studiando al DAMS comunque volevano approfondire in modo anche diverso la questione delle arti. E devo dire che in quel periodo il fatto di essere a Bologna è servito tantissimo perché una cosa positiva che posso rintracciare della politica bolognese di quel periodo era l'apertura nell'utilizzo degli spazi, che era quello che forse ci ha anche portato a studiare fuori dalle nostre città di provenienza. Nel 96, in un momento un po' burrascoso dell'associazione, ho incominciato a partecipare in modo, subito dopo il 96, in modo più attivo. Da via Guerrazzi si va via nel 97 a seguito di uno sgombero, perché i Vanilli c'erano in occupazione. Con l'intermediazione dell'allora assessore alla cultura Roberto Grandi, che era anche il nostro professore di comunicazione di massa al DAMS, riuscimmo a trovare il posto in cui siamo adesso, in via Giuliolo 7 al Navile, e quindi l'Ivanilli ci ha avuto come sede questa,
da 23 anni a questa parte. Con... La prima cosa che ho fatto è stato tenere dei laboratori di musica nel carcere del Pratello, quindi con i detenuti. Questo lavoro lo abbiamo fatto in gruppo insieme a Sandro e ad altre persone per circa 3 anni. Facciamo un laboratorio 2 volte a settimana con i ragazzi detenuti. Nel 2000, in piena reazione giubilare, alcuni di noi hanno pensato: ma visto che questi ce le cantano e ce le suonano da tutti gli altoparlanti della città con Padre Nostro e Ave Maria, abbiamo pensato: ma perché non recuperare invece una sana tradizione anticlericale? Da lì, diciamo, le prime prove, l'Art Coro De Marchi, che si è chiamato così proprio per dove ha fatto le prove, le ha fatte proprio al De Marchi, il bar De Marchi in Piazza San Francesco, quando ancora c'era il meraviglioso oste Luciano, nel sottoscala del De Marchi. E era un gruppo piccolino all'epoca, quindi non era un laboratorio dell'Ivan Illich, e diventa un laboratorio dell'Ivan Illich praticamente l'anno dopo. E da allora non si è mai fermato, tranne che per la pandemia. Legata all'esperienza del coro c'è un'esperienza adesso decennale, che è quella del Corazon, che si è inserito in una tradizione che già esisteva di una serie di cori affratellati dal repertorio che esistono in Europa, che avevano inaugurato questi incontri corali in varie città europee. Da lì abbiamo detto: ma perché non essere anche noi un polo di questa rete, e quindi nasce questa esperienza del Corazon, che è questa internazionale del canto sociale, e da 10 anni accogliamo cori di tutta Europa. Da questa cosa nasce anche un'altra cosa molto, molto carina di questi anni, ovvero un'esperienza bellissima che è stata portare le Mondine di Bentivoglio in uno di questi incontri. Le Mondine erano già tutte, insomma, abbastanza in là con l'età, la Renata, che poi purtroppo ci ha lasciato, era già, direi, verso i 90. Non possiamo farne a meno di raccontare queste cose e anche tutto quello che ci è stato tramandato dalle nostre mamme e dalle nostre nonne. Nonostante questo, hanno accettato con entusiasmo di partecipare, di fare questo viaggio. Era la prima volta che prendevano un aereo, era la prima volta che uscivano dall'Emilia Romagna, era la prima volta che facevano un viaggio così. Altre cose, diciamo, molto simili che hanno anche coinvolto il coro in prima persona sono state una serie di 3 spettacoli sulla storia d'Italia, di teatro popolare di fatto, perché è scritto, diretto, interpretato da non attori, su 3 snodi cruciali della storia della storia d'Italia. Uno sul Risorgimento, che si chiamava Roma a Roma, e chi conosce il canto sa che cosa dice il canto. Era, diciamo, una rilettura del Risorgimento meno ortodossa, diciamo, meno ufficiale. Un altro di questi spettacoli era sull'immediato dopoguerra, quindi su quello che succede dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia. L'ultimo si chiamava Sugli alberi le foglie ed era un racconto della Prima Guerra Mondiale attraverso le canzoni e attraverso le fonti dal basso. Le circostanze, che è un'altra cosa molto carina di cui non ti ho parlato, è questa festa aperta al quartiere, soprattutto, diciamo, rivolta ai bambini, in cui in ogni stanza della scuola succede un piccolo evento circense. La scuola popolare di musica di Ivan Illich è anche una scuola, quindi c'è tutta un'attività didattica sulla musica, dove principalmente si lavora sui gruppi,
sulla musica d'insieme. Normalmente si pensa che prima di incominciare a suonare con gli altri si debba raggiungere un livello soddisfacente per una persona molto esigente. Questo livello non lo raggiungerà mai, perché il peggior giudice che ci possa essere siamo noi stessi, quindi non ci sentiamo mai pronti. Quindi per esempio noi facciamo entrare nelle musiche d'insieme subito gli allievi, anche i principianti assoluti, e i laboratori non sono assolutamente fatti per livelli, quindi non ci sono test d'ingresso, non c'è niente, proprio perché l'idea è quella di creare un gruppo con diverse specificità di ognuno. E l'altra cosa fondamentale, stanno qua da tanto tempo con la consapevolezza di non raggiungere mai un pezzo di carta, perché l'Ivan Illich non dà attestati, non boccia, ma non promuove. I percorsi sono percorsi. La pandemia fondamentalmente ha stravolto un'anima, l'anima portante di questo luogo, che è il collettivo, cioè è l'aspetto collettivo del fare qui dentro. E questa scuola ha come elemento portante, sia a livello didattico che a livello associativo, quello del fare le cose insieme. Da un punto di vista didattico, la pratica che regge tutto è quella della musica d'insieme. E al di là di questo, l'altro grande pilastro di questo posto è la convivialità e l'essere, come dire, è la festa. Forse qualcuno vede anche l'Ivan Illich come un posto di fricchettoni da questo punto, vogliamoci bene, stiamo tutti insieme. Il problema è che l'Ivan Illich ha quasi 30 anni e questa cosa funziona. Cioè non è solo un discorso da fare con gli amici a cena o al bar, noi lo pratichiamo da quasi 30 anni e funziona, e il fatto che funzioni non siamo noi a dirlo, è il fatto proprio che siamo per arrivare ai 30 anni, quindi significa che la gente continua a venire.